Buonasera a tutte, benvenuti a questo incontro. Vi rassicuro che il professor Berrino sta arrivando, un piccolo inconveniente, però sicuramente riusciremo a fare tutto come previsto. Do la parola, abbiamo due saluti iniziali, il rettore dell'università, il professor Nicola Sartor, che invito. A proposito di questo, conosco che la mission istituzionale del rettore è quella di aprire l'università alla città, quindi il cibo del corpo, il cibo della mente vanno insieme in questa occasione. Grazie. Grazie, un caloroso benvenuto a nome mio personale e tutta l'Università di Verona. Mi fa particolare piacere vedere la sala gremita, è sempre un motivo di grande soddisfazione. Il ringraziamento innanzitutto alla società Amici di Verona In, che ha avuto l'idea di avviare questo ragionamento insieme a noi, e quindi ovviamente l'attore principale, il professor Berrino, a cui anche va riconosciuto il grande merito, oltre che come studioso, anche di aver sviluppato questa importante attività di divulgazione per far capire anche i legami che ci possono essere tra alcune delle più gravi patologie, tipicamente quelle oncologiche, e i nostri stili di vita, a iniziare da quello che mangiamo per finire anche quello che facciamo. Quindi credo fermamente nell'importanza dei momenti di divulgazione, è importantissima la ricerca scientifica, senza la quale difficilmente c'è progresso delle conoscenze, ma è altrettanto importante, via via che si sviluppa la conoscenza scientifica, prevedere dei momenti in cui rendiamo conto ai nostri concittadini di quelli che sono i risultati preliminari o definitivi dell'attività di ricerca. Mi preme anche sottolineare, magari molti di voi non conoscono questo luogo, questa parte di Veronetta, che noi, guarda caso, siamo all'interno di quella che si chiama la provianda di Santa Marta, molte volte impropriamente definita caserma di Santa Marta, perché è un edificio di archeologia industriale che fu costruito dagli austriaci per poter fornire 50.000 razioni alimentari al giorno per l'esercito imperiale dispiegato tra Verona. Questo era un panificio, questo è uno dei due silos, l'altro silos è qui di fronte, e poi magari se uscite potete sbirciare l'edificio principale, dove c'erano tra l'altro i forni, che diventerà, spero, entro quest'anno, di poter trasferire, dato a noi in Uzio, noi ci siamo caricati l'onere del restauro, tutto ciò che riguarda economia, sarà qui. Da alcuni anni qui si tengono le lezioni e nel corpo centrale ci saranno, dalle segreterie studenti ai dipartimenti, alle aule più piccole, quindi tutto il mondo di economia, circa 2.000 persone graviteranno in questa parte. Quindi è una piacevole coincidenza che oggi si discuta di cibo in un luogo che storicamente nasce come un panificio. Poi ho sentito anche da parte del pubblico fare un ulteriore commento ironico: quale luogo migliore di un'aula magna per parlare di cibo? Quindi diciamo le circostanze favorevoli, le coincidenze ci sono, e quindi a questo punto auguro a tutti un buon lavoro, ringraziando ovviamente il professor Berrino che è in arrivo, il professor Zamboni e gli altri relatori per aver messo a disposizione il loro tempo e le loro energie per poter avere questo momento divulgativo. Ricordiamoci che molte delle patologie quotidiane che vanno dall'obesità, ahimè, a cose molto più gravi, quali alcune infezioni oncologiche, dipendono purtroppo anche da non solo la quantità ma anche dalla qualità delle cose che noi mangiamo. Quindi penso che questa sia un'occasione importante anche per poter noi migliorare i nostri stili di vita. Quindi grazie a tutti voi per la nutrita presenza e buon ascolto. Il saluto ora della professoressa Anna Graciotti, vicepreside dell'Istituto Alberghiero Berti, che oggi ha ospitato la prima parte di questa iniziativa. Buonasera a tutti. Oggi vi porto i saluti del nostro dirigente scolastico Antonio Benetti, che è stato impossibilitato a presenziare. Stamattina abbiamo vissuto un'esperienza fortemente significativa con il professor Berrino e la signora Alquati. Il professor Berrino, vi dico due parole perché è interessante sapere certe cose. E il professor Berrino ha tenuto una conferenza a cui erano presenti tutti i dirigenti delle scuole primarie, nonché lo staff del SIAN, Servizio Igiene, Nutrizione e Alimenti, della USL 20, perché l'intento è quello di riallacciare rapporti e creare sinergie. Ma non è finita qui. Il professor
classe di nostri studenti ha lavorato fianco a fianco con loro e i presenti hanno avuto modo di sperimentare quanto sia possibile mangiare sano, e non solo è possibile, ma è anche molto gustoso. Questo è il messaggio che mi viene da un alberghiero, cioè da una scuola che ha la mission di formare non solo persone, ma anche i futuri ristoratori. Da questa esperienza già sta germogliando qualcosa nella nostra scuola. Sta germogliando l'idea di un progetto, di creare un curriculum, un progetto sperimentale proprio sul mangiar sano. Questo è il nostro impegno, che è nato da una piccola esperienza, per cui da una goccia può nascere qualcosa. Grazie a tutti. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, volevo fare una chiosa sulla vignetta della locandina dell'iniziativa, citando un brano tratto dal discorso della poetessa Wisława Szymborska nel 1996 in occasione del conferimento del suo premio Nobel per la letteratura. L'ispirazione, qualunque cosa sia, nasce da un incessante non so. Due piccole paroline, piccole, malate, parole che stendono la nostra vita in territori che si trovano in noi stessi e in territori in cui è sospesa la nostra minuta terra. Se Isaac Newton non si fosse detto non so, le mele del giardino sarebbero potute cadere davanti ai suoi occhi come grandine e lui, nel migliore dei casi, si sarebbe chinato a raccoglierle mangiandole con gusto. Mi sembrava opportuno questa citazione proprio all'interno degli eventi organizzati dall'Università per commentare il tema proposto da Expo, in riferimento quindi alla ricerca e allo spirito che la muove, legato appunto a questo non so che ci ricorda la Szymborska. Questa sera sono qui con noi il professor Franco Berrino, che è in arrivo, epidemiologo dell'Istituto Tumori, noto a livello internazionale per i suoi studi legati ai tumori all'alimentazione, in particolare ai progetti di ANA. La dottoressa Elena Quati, cuoca, nonché docente di cucina preventiva, che per tanti anni ha collaborato e collabora con il professor Berrino. E infine abbiamo il professor Mauro Zamboni di questa università, geriatra, diciamo che clinico dell'obesità, mi sento di dire, rispetto ai lavori che conosco, che ha scritto, e che avrà il ruolo proprio di discussant rispetto agli interventi che saranno tenuti dai nostri relatori per stressare un po' gli argomenti e diversificare la discussione. Ecco, volevo ricordare che c'è una sorta di filo rosso che lega questa iniziativa a quella precedente che abbiamo tenuto sempre in collaborazione con questa università e che aveva come ospite l'economista Serge Latouche. Il successivo incontro sarà quello con il direttore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez. Il titolo è sempre all'interno della manifestazione Expo, Sapore di Libertà. Ecco, il filo rosso è dato dalla natura di bene primario che condividono questi temi che vengono trattati. L'economia certamente, però nel suo significato originario etimologico di economos, governo equilibrato del territorio. La salute intesa come benessere che ha a che fare con l'economia e che è sostenuta dall'ambiente. Infine la libertà di pressione, senza la quale non ci sarebbe né l'una né l'altra cosa, e ci consente di orientarci nel mondo. Venendo allo specifico, c'è da ricordare che le malattie da sovrabbondanza di cibo hanno una storia recente, sono comparse da circa 50 anni. Questa sovrabbondanza non è soltanto di tipo quantitativo, ma anche di tipo qualitativo, cioè legata a cibi ad alto contenuto glicemico.
E quindi quando, infatti non a caso Bernino, quando dice che dobbiamo imitare non la nostra nonna ma la nostra bisnonna, quindi dobbiamo retrocedere un po' nel tempo per fare questi riferimenti. Una sovrabbondanza però che risulta speculare a una indigenza. Nel nostro pianeta ci sono 7 miliardi di persone, 1 miliardo di queste persone muore di cibo e 1 altro miliardo muore di fame. La soluzione tampone sarebbe ovvia, però purtroppo così non è, proprio perché mi scuso con Ege, ma la realtà non è razionale. Un altro elemento di riflessione è legato al fatto che la maggior parte dei fattori di rischio delle malattie neoplastiche sono anche fattori di rischio di tante malattie cardiocircolatorie e dismetaboliche. Questo significa che la maggior parte delle malattie hanno a che fare direttamente o indirettamente con l'alimentazione. Questo per dire che l'ambiente e i determinanti ambientali delle malattie, i determinanti genetici, non sono due cose separate, non è possibile una netta distinzione tranchant. Molti difetti genetici che vengono trasmessi per via ereditaria non potrebbero necessariamente esprimersi se non venissero schiacciati dei bottoni, degli interruttori ambientali. D'altra parte è noto che l'uomo è relazione originaria con il mondo. Questo ce lo dice la filosofia, la psicologia, l'antropologia, la biologia e anche la medicina. Non a caso il ragionamento di Bernino non muove soltanto dall'epidemiologia, ma utilizza conoscenze che hanno a che fare con la clinica, con la biochimica, ma non solo. Si estende anche a discipline diverse che abbracciano l'estremo oriente, quindi è un pensiero di ampio respiro, senza però mai dimenticare la cucina tradizionale, popolare, ripensando però al riferimento non alla nonna ma alla bisnonna, quindi qualcosa che forse in parte abbiamo smarrito. Io ho conosciuto il professor Bernino all'inizio degli anni 80, ero peraltro borsista di questa università ed ero interessato per capire cosa c'era dentro quel grande computer, allora le dimensioni erano queste, che campeggiava sul tavolo del suo servizio. C'erano i nuovi casi di tumore della popolazione residente in provincia di Varese, i cosiddetti casi incidenti. È lì che è nato il primo registro tumori italiano ed è lì che si è formata la vita professionale del professor Bernino, che poi si è particolarmente concentrata sulla questione del rapporto tra dieta, tumori e dieta e malattia. Quindi quello che mi piacerebbe capire è proprio in questi anni, lunghi anni di carriera, qual è stato, diciamo, l'insegnamento che ne ha tratto. Ecco, nell'attesa della sua presenza, comunque intanto chiederei alla dottoressa Elena Guati, che ha collaborato e collabora con lui, quali sono stati i risvolti, diciamo, di questa esperienza, pensando come la questione del cibo abbia degli aspetti fortemente culturali che da una parte possono favorire, diciamo, certi cambiamenti, ma dall'altra possono costituire anche degli ostacoli. Quindi la cucina preventiva che ruolo, che gioco ha in termini di promozione della salute? Direi totale. Occupandomi di alimentazione, io parlo solo di quello. C'è un'altra cosa che secondo me il medico, la scienza dovrebbe fare un passo avanti, è che tutto viene molto improntato su quello che è il nutriente singolo, no? delle ricerche scientifiche, ma spesso gioca un ruolo importante la sinergia dei nutrienti che sono all'interno di un cibo, no? Per cui alcuni scienziati l'hanno già preso in considerazione, due epidemiologi del Minnesota che sono Lynch e Stephen hanno evidenziato quanto un cereale integrale
abbia una protezione sulle malattie molto di più rispetto che un cereale raffinato con l'aggiunta degli integratori. E quindi hanno pensato che ci fosse qualcosa che va oltre, no? Il nutriente, hanno chiamato questa branca della scienza sinergia nutrizionale. E io lavoro molto più su questo che chiaramente sul singolo nutriente. La mia formazione è di medicina tradizionale cinese e devo dire che questa formazione che ho fatto io, unita alla grande esperienza che mi ha dato questi 10 anni di fianco al dottor Verrino, posso assicurare che non solo il cibo gioca un ruolo importante della prevenzione, ma spesso gioca un ruolo importante della cura, della patologia, e spesso gioca un ruolo importante come sostegno farmacologico, no? Che chi fa la chemioterapia è molto aiutato dall'alimentazione se fa un cambio alimentare rispetto agli effetti collaterali della chemioterapia, rispetto anche al funzionamento del farmaco, piuttosto che uno che non fa questo cambiamento. Quindi io ho una fede molto profonda nel cibo, perché ormai in totale sono 20 anni che faccio questa cosa e devo dire che ho visto veramente dei risultati importanti. Assolutamente. Chiedevo al professor Zangoni rispetto a questa questione dell'alimentazione riferita alla cucina. C'è un problema di fare un'alimentazione diversa, di superare appunto degli ostacoli, quindi anche rispetto alla sua esperienza professionale, come vede questo problema? Ma è un problema del complesso, che ci vede generalmente intanto. Io parlo come classe medica, come prima cosa, non particolarmente preparati nel campo nutrizionale. Generalmente in Italia, vuol dire anche nel mondo, molte persone si laureano in medicina e hanno scarse nozioni di quelle che sono i principi della nutrizione, di quello che sono le possibilità terapeutiche offerte dal mondo della nutrizione, dall'interazione tra i nutrienti, che è una cosa fondamentale, dal ruolo che patologie malnutrizionali per eccesso e per difetto possono avere sul nostro stato di salute. Questa è una grossa carenza dal punto di vista della formazione. Questa è una grossa carenza perché vuol dire andare a dimenticare, a scotomizzare quello che è un grosso settore, una grossa arma terapeutica. Io condivido tutto quello che ha detto la dottoressa prima. Noi abbiamo nella nutrizione una grandissima arma di tipo preventivo, abbiamo però anche una grandissima arma dal punto di vista terapeutico, non è solo prevenzione. Già prevenzione è tantissimo, se immaginiamo cos'era. Noi in Italia abbiamo circa 300.000 morti per malattie cardiovascolari e la seconda causa di morte sono i tumori, ma la prima sono le malattie cardiovascolari, 300.000 cause di morte. Complessivamente le patologie che hanno una relazione con una alimentazione errata sono 5-6 e sono le maggiori patologie, sono cardiovascolare, sono neoplasie, sono le patologie degenerative del cervello che noi dimentichiamo e lasciamo da parte, ma hanno un ruolo fondamentale anche dal punto di vista assistenziale. Sono diabete, sono obesità, io mi occupo di obesità da una 30 anni e io penso che l'obesità sia uno dei flagelli di questo ultimo secolo, però su questo magari se vuoi ne parliamo successivamente. Quindi io penso che il mondo dell'alimentazione vada veramente visto, rivisto e vada valutato anche in maniera scientifica, perché una delle cose che mancano è una visione molto più tecnica, più scientifica. Molto spesso il mondo dell'informazione affronta il tema dell'alimentazione in maniera o parziale o perlomeno superficiale. Certo, sì, sono convinto che ci sia proprio una necessità di orientare la popolazione facendo capire quali sono i fondamenti scientifici delle cose che vengono affermate, perché in effetti i ciarlatani ce ne sono. Thank you.
benvenuto, non ci speravamo più. Bene, allora la domanda che volevo porti era molto secca, molto semplice da esprimere, da rispondere magari no. Era in tanti anni di studio, no? Io ho ricordato quando ti sono venuto a trovare all'inizio degli anni '80, è passato molto tempo, quindi era la domanda, cioè in tutti questi anni, Franco, cosa hai imparato? Cosa ci puoi dire? Mi date qualche giorno di tempo? Sai, dopo che tu sei venuto a trovarmi quando io mi occupavo molto di rischi professionali, nel mio istituto si lavorava sul cancro della mammella. Erano i tempi in cui Veronesi aveva prodotto i risultati del suo grande studio, in cui ha dimostrato che non è essenziale ascoltare la mammella per guarire il cancro, ma è sufficiente ascoltare una parte. Erano i tempi del professor Bonadonna, che aveva mostrato l'efficacia della chemioterapia, l'intervento che... Allora io mi sono dedicato alla ricerca sulle cause del tumore della mammella, e dico bene, allora siamo andati un po' avanti sulla probabilità di guarigione, ma sarebbe bene non ammalarsi. Sapete, oggi il tumore della mammella, mettendo uomini e donne insieme, è il tumore più frequente in Europa. E allora ho cominciato lo studio, perché sapevamo che c'erano delle differenze fra le donne che si ammalano e le donne che non si ammalano, ma non eravamo sicuri che queste differenze fossero la causa o la conseguenza del tumore. Per cui abbiamo cominciato a ragionare nei termini di studi prospettici. Abbiamo reclutato 11.000 donne e le stiamo seguendo ancora adesso, 30 anni dopo, che ci hanno dato delle informazioni sulla loro vita, che ci hanno dato delle informazioni, che ci hanno dato dei campioni di sangue, abbiamo raccolto l'urina della notte, e molte centinaia di loro si sono ammalate di cancro della mammella. Così abbiamo potuto scoprire delle differenze fra chi si ammala, le differenze che c'erano prima, ma erano sane, fra chi poi si ammala e chi non si ammala. Abbiamo confermato l'ipotesi che gli ormoni sessuali sono importanti, e abbiamo confermato una vecchissima ipotesi, che chi ha la glicemia alta, pure all'interno di valori normali, ha un rischio di ammalarsi doppio rispetto a chi ha la glicemia bassa all'interno di valori normali. E allora abbiamo deciso di andare più avanti. Sapete, prima di avere questi risultati ci sono voluti più di 10 anni per aspettare che un sufficiente numero di donne si ammalasse per poter confrontare chi si ammala con chi non si ammala. E mi sono detto, bene, allora bisogna cambiare la questione di glicemia, bisogna cambiare i livelli degli ormoni sessuali. E qualcosa si può fare con l'alimentazione, perché molto dipende dall'insulina. L'insulina, sapete, è un ormone che ha tante azioni, ma ha anche l'azione di stimolare la produzione di ormoni sessuali nell'ovaio. E per tenere bassa l'insulina, per tenere bassa la glicemia, per tenere bassa la glicemia bisogna evitare di mangiare i cibi che ci propone l'industria oggi, che sono i cibi molto, molto raffinati, che sono il pane bianco, che sono le farine raffinate, la farina 00, i dolci di pasticceria, queste cose qua. E allora abbiamo iniziato lo studio per vedere se, modificando l'alimentazione, riusciamo a modificare l'ambiente interno, perché il tumore... Tutti noi abbiamo delle cellule tumorali che sono pronte a partire se trovano un ambiente favorevole dentro di noi, un ambiente dove c'è il nutrimento per loro, dove c'è lo stimolo per loro. E noi siamo detti che dobbiamo modificare l'ambiente interno, abbiamo provato a lavorare con l'alimentazione e siamo riusciti a modificare l'ambiente interno. E allora abbiamo cominciato a lavorare con la collaborazione di donne che già avevano sviluppato il cancro della mammella. Abbiamo visto che cambiando le loro abitudini,
abitudini alimentari, abbiamo cominciato con un piccolo studio, ma che ci ha dato delle indicazioni, che si sono ammalate di meno queste donne di recidive del cancro al seno. E così ci siamo convinti che avrebbe la pena di andare avanti. Come sentite? Meglio così o più lontano? Meglio così? Va bene. Allora abbiamo preso coraggio, abbiamo iniziato un grande studio, adesso abbiamo reclutato più di 2000 donne che hanno sviluppato il cancro della mammella e stiamo cercando di aiutarle a cambiare alimentazione per ridurre le recidive e avremo i risultati dello studio alla fine di quest'anno. Abbiamo confermato che le donne che hanno la pancia, che hanno il colesterolo alto, i trigliceridi alti, la pressione alta, le donne con la sindrome metabolica hanno un rischio doppio di avere recidive, ma noi sappiamo che si può tornare indietro, che la sindrome metabolica può farla regredire e stiamo aiutando queste donne per far regredire la sindrome metabolica. Vedremo se chi è riuscito a cambiare la sua alimentazione, il suo modo di vivere, vedremo se si ammala, se le cifre ci diranno che si ammalano di meno. E insomma, cosa ho imparato nella mia vita in questi ultimi anni? Ho imparato fondamentalmente che bisogna tornare a un cibo naturale, a un cibo semplice. L'uomo non ha mai mangiato come mangiamo oggi, non ha mai mangiato una cosa così strana, così insolita come la farina raffinata, come lo zucchero. La gente pensa che lo zucchero sia sempre esistito, ma no, sono 200 anni che mangiamo zucchero, anzi meno, in realtà c'era anche prima, ma era veramente una rarità. Eppure negli ultimi 50 anni, in grosso modo, negli ultimi 60 anni, c'è stato un cambiamento totale del nostro modo di mangiare. Non mangiamo più come una volta, non mangiamo più come siamo stati programmati a mangiare. E questo fa aumentare molte malattie, non solo il cancro, fa aumentare le malattie di cuore, fa aumentare le demenze senili, ci sono sempre più dati che l'Alzheimer è molto influenzato dal nostro modo di mangiare. Fa aumentare gran parte delle malattie croniche che affliggono l'umanità di oggi. Ebbene, quello che ho imparato è che vale la pena di cambiare e di tornare da ricchi alla meravigliosa inventiva alimentare dei popoli poveri, ma con una grande varietà. In questi anni abbiamo iniziato un grande studio, dopo il piccolo studio delle 11.000 donne della provincia di Varese abbiamo iniziato all'inizio degli anni 90 uno studio in cui abbiamo reclutato 500.000 persone, 500.000 persone in 10 paesi europei, 50.000 in Italia, 500 in Italia, e queste 500.000 persone ci sono utilissime, ci hanno dato delle informazioni sulla loro vita, sul loro modo di mangiare, ci hanno dato dei campioni di sangue che conserviamo a bassissima temperatura. Abbiamo scoperto un sacco di cose, abbiamo confermato un sacco di ipotesi di come l'alimentazione influenza la nostra vita. Ti chiedevo un'ulteriore considerazione. Ti chiedevo un'ulteriore considerazione. L'alimentazione è spesso, giustamente, ricondotta agli stili di vita. Gli stili di vita, a loro volta, spesso si tende a rimandarli a delle scelte individuali, quindi qualcosa che è nella disponibilità, nella volontà dei singoli individui. Certamente non voglio negare il libero arbitrio, però bisogna anche considerare
il contesto in cui viviamo, un sistema socio-economico che si muove in una direzione esattamente opposta alle cose che tu stai dicendo. Quindi a volte c'è proprio la sfida del gigante Golia, ecco, l'immagine biblica è evocante rispetto alle cose che tu ci stai raccontando. Ecco, come lo poni questo problema? Ma hai ragione, è difficilissimo. È difficilissimo perché il mondo va in un'altra direzione, perché i grandi interessi economici vanno in un'altra direzione e i grandi interessi economici influenzano i nostri governi e i nostri governi si lasciano influenzare e i nostri governi non ne frega più di tanto di investire in questa direzione della prevenzione perché i nostri governi sono interessati al PIL. E sapete, più ci ammaliamo, più aumenta il PIL, più aumenta il mercato della sanità. Perché il 90% delle persone anziane, sono quelle che hanno più di 65 anni. Il 90% delle persone anziane consuma tutti i giorni dei farmaci, 1, 2, 3, 4, 5, 10 farmaci, senza contare i farmaci per il sistema nervoso, i tranquillanti, i sonniferi, gli antidepressivi. È un business clamoroso. Ed è molto difficile incidere su questo business e non saranno le autorità sanitarie a farlo, già lo hanno dimostrato ampiamente. Non hanno nessuna intenzione di investire nella prevenzione. E quindi non ci resta che il piano B. Il piano B è aumentare la nostra consapevolezza e aumentare la nostra coscienza. E nel campo dell'alimentazione, che è il tema di stasera, chiederci che cosa abbiamo nel piatto, che cos'è questo cibo che stiamo mangiando, ha qualcosa a che fare con un cibo naturale oppure no? Il latte che mangiamo, il latte che beviamo, ha qualcosa a che fare con il latte che beveva la nostra bisnonna? Cosa completamente diversa. Ai tempi della nostra bisnonna le mucche facevano 10 litri di latte, adesso ne fanno 50-60. E una mucca viveva 10, 11, 12 anni e continuava a fare il vitello, una volta all'anno faceva il vitello, sapete? E dopo che aveva il vitello aveva la montata latte, e allora c'è il latte per il vitello, c'è il latte per il contadino, poi rimaneva di nuovo gravida e veniva monta ancora per un po', ma poi si seccava. Adesso le vacche vengono monte durante tutta la gravidanza, hanno selezionato delle vacche che continuano a produrre latte continuamente. Naturalmente bisogna dare un cibo diverso, adesso sono vacche che non vedono più l'erba nella loro vita. E nella seconda metà della gravidanza nel latte c'è una grande concentrazione di ormoni sessuali. E allora vediamo una cosa che è prodotto da delle macchine biologiche, che sono queste stranissime mucche che vengono trattate con antibiotici perché hanno delle mammelle enormi che si ammalano, e noi dobbiamo avere quella roba lì. Io al mio nipotino non glielo do il latte di queste mucche, il mio nipotino è un maschietto, non gli do gli ormoni sessuali femminili. Gli studi mostrano che le donne che hanno avuto il cancro della mammella e che bevono latte hanno un rischio aumentato di metastasi, perché andiamo a stimolare la crescita delle cellule tumorali con gli ormoni sessuali. No, c'è qualcosa che non va. E sapete, la farina 00 di cui vi accennavo mica si riusciva a fare quando macinavamo il grano a pietra. È stato un prodotto che si è potuto produrre quando si usano i mulini d'acciaio, che macina i grani in un modo molto molto fine, ed è subito stato un vantaggio clamoroso per l'industria della grande distribuzione, perché la farina 00 non va mai a male. La farina integrale o semi integrale, se la tenete in casa per qualche mese vi fa rifare farine. Ma nessuna farfallina sarebbe così stupida da andare a mettere le sue uova nella farina 00, non c'è la vita lì.
più grandi veleni della nostra alimentazione. E per cui il mondo, cioè, questa cultura alimentare dobbiamo ricostruirla noi, non c'è nessuno che la fa per noi. Noi dobbiamo costringere l'industria alimentare a fare dei prodotti diversi e la costringiamo comprando certe cose e non altre, perché se nessuno la compra più lei farina 00, l'industria non la mette mica più sugli scaffali dei supermercati, ci metterà qualcos'altro, qualche altra diavoleria magari. È difficile, ma spetta a noi diffondere la coscienza, diffondere la consapevolezza, spetta a noi scegliere cosa dare da mangiare ai nostri bambini. E potete dargli l'ovetto Kinder già nel secondo anno di vita, spero non nel primo, e allora lui svilupperà un gusto, no, per queste cose qua. Oppure potete dargli un cibo sano. Sapete l'intensità di dolce che piace ai bambini? E l'intensità di dolce del latte di mamma. Non so se l'avete mai assaggiato. Beh, sicuramente l'avete assaggiato il latte della vostra mamma, ma non vi ricordate più. Io ho assaggiato il latte della mamma dei miei figli, è dolce, sì, appena appena dolce. Ma è questo il dolce che piace ai bambini. Diamogli questo dolce. Non facciamogli neanche assaggiare lo zucchero. Lo zucchero è una droga che ci aggancia, e per questo anche una delle ragioni per cui viene messo tanto zucchero nei prodotti. E state attenti anche ai prodotti biologici, perché nei negozi del biologico vi vendono lo zucchero biologico, ma chi se ne frega se è un zucchero biologico. Si può anche mangiare qualche volta lo zucchero, però dobbiamo diventare consapevoli di che cosa abbiamo nel piatto. Quando mangiamo un uovo dobbiamo essere consapevoli di da dove viene questo uovo, come è stato prodotto questo uovo, quali macchine hanno prodotto questo uovo, che cosa ha mangiato la gallina che ha prodotto questo uovo. E se vi espandete un poco a pensare a che cosa stiamo facendo agli animali che lavorano per noi, ci darà brividire. Per cui va benissimo mangiare le uova, niente contro, ma le uova di una gallina felice, di una gallina che è libera di pascolare nel prato, che mangerà le erbe selvatiche. E nelle erbe selvatiche ci sono una quantità di sostanze meravigliose che fanno bene alla salute. Ma se le galline e le mucche, l'erba non l'hanno mai vista nella loro vita, forse c'è qualcosa che non va. Chiediamocelo, interroghiamoci. Facciamo una riflessione tutte le volte che ci sediamo di fronte al nostro piatto. Che cosa c'è dentro, da dove viene, quanti migliaia di chilometri ha fatto prima di arrivare sulla nostra tavola, possiamo chiederci anche sullo sfruttamento delle persone che hanno lavorato per produrre questo cibo. Dobbiamo ritornare in cucina, a cucinare il nostro cibo, non dobbiamo comprare il cibo pronto. Ma scusi, tu mi fai fare un discorso politico qua, io non so. Era la mia intenzione. Sicuramente il Logos ha un ruolo importante nel raccontare queste conoscenze. Varrebbe però, secondo me, la pena anche aggiungere delle immagini. E quindi chiedevo a Elena e Quati di farci vedere qualcosa di interessante rispetto a questo. What we
Allora, io ho preparato poche slide, ma volevo farvi vedere il cibo da un altro punto di vista rispetto a quello che siamo abituati oggi, che è il punto di vista di quello che ha detto fino adesso il dottor Perino, di quello che era, tornando indietro, verso la nostra bisnonna, di quello che era la cultura della ricetta, che oggi non c'è più. E durante i miei anni di studio ho letto tanti libri, chiaramente. Nel preparare queste slide me ne sono venuti in mente tre, in particolare uno è recentissimo, tra l'altro, che descrivono il cuoco in una maniera splendida e volevo condividerla con voi. C'è questo libro dell'intelligenza del fuoco, dove Richard Brangham ritiene che il momento della trasformazione epocale del genere Homo abbia avuto origine dal controllo del fuoco con cui si è cominciato a cuocere il cibo. Cita che cuocendo il cibo cambiò il valore dei nostri alimenti, modificando il nostro corpo, il nostro cervello, il modo di gestire la nostra vita, compreso quella sociale. Il fuoco è un'energia potente e a seconda di come cuciniamo e a seconda di come usiamo il fuoco, noi possiamo trasformare il piatto che stiamo cucinando. E dice anche che Darwin, nonostante nei suoi viaggi avesse trovato delle grosse difficoltà, mi accendeva il fuoco con i bastoncini e si era reso conto di come il fuoco trasformasse il cibo, no? Quindi le radici diventavano mangiabili, diventavano più morbide e alcune erbe non propriamente buone le faceva diventare più facili anche da mangiare. Ma nei suoi studi non ha mai tenuto conto di quanto invece fosse importante il fuoco nell'ambito dell'evoluzione dell'uomo. E un secolo dopo Darwin, questo Levi Strauss, che ha scritto Il cotto e il crudo, che è molto bello e vi invito a leggere, propose un'analisi rivoluzionaria della civiltà umana dimostrando la rilevanza della cultura sul piano biologico. Strauss era un esperto di tribù brasiliane e rimase profondamente colpito da come l'atto del cucinare si elevasse a simbolo del controllo dell'uomo sulla natura. Avere visto nella cultura un tratto saliente dell'umanità fu un'intuizione importante. E ho citato questa frase del libro, che è bellissima: la preparazione del cibo è una metafora della trasformazione operata dall'uomo dal crudo della natura al cotto della cultura, cosa che oggi non c'è più. E pensate, questo storico nel 1998 raccolse degli ingredienti di tipo intellettuale di varie discipline e fece una dichiarazione importantissima: la cucina è l'anello mancante che definisce l'essenza umana. Dice: io vedo nei cuochi fautori della nostra umanità. Cioè, la figura del cuoco è vista proprio in una maniera importantissima. E anche questo libro è molto bello, di Michael Pollan, che è uno scrittore che io adoro, ed è il libro recente di cui vi parlavo, e dice: il cuoco sta esattamente fra natura e cultura e guida un processo di traduzione negoziato. Dal suo lavoro tanto la natura quanto la cultura vengono trasformate e nel processo si trasforma anche il cuoco. Noi ci trasformiamo attraverso un cambio alimentare e ci trasformiamo a seconda di come facciamo da mangiare. E allora mi viene una domanda un po' polemica, perdonatemela e fatemela passare: perché siamo arrivati a questo? La cucina oggi è diventata uno show mediatico,
E non è così. Stamattina io ho lavorato con questi ragazzi, è stato bellissimo perché avevano una curiosità di sapere, poi io lavorando nell'ambito energetico del cibo chiaramente c'è stata una maggiore curiosità ed erano rimasti, tanti sono rimasti affascinati da quello che gli ho detto stamattina, che è di prendere contatto col cibo, di non fare da mangiare giusto per il farlo, ma di avere amore in quello che facciamo, di toccarlo, di ascoltarlo, di sentire che cosa ha da dire, di unirci all'energia del cibo. E loro sono rimasti affascinati. E allora poi ho cominciato a fare delle domande, no? È veramente stata un'esperienza bellissima stamattina. Sono dei ragazzi molto aperti. E allora volevo così vedere con voi qualche ricetta di cultura. Ecco, le spezie, per esempio, mi è venuto di citare le spezie perché oggi le spezie sono quotidianamente ovunque in ogni piatto, perché soprattutto nella cucina vegetariana, vegana, perché si pensa che bisogna esaltare dei sapori che non c'è bisogno di esaltare, perché se noi abbiamo un cibo di buona qualità non abbiamo bisogno di esaltare nulla. Stamattina abbiamo fatto questa zuppa terrina di ceci con i ceci e la Catalogna, no? Che è un piatto tradizionale, forse magari un pochino più del sud che del nord, ma non c'era nessuna spezia ed era veramente buonissima. Quindi in tre ingredienti abbiamo preparato una zuppa veramente eccezionale. La bruschettina sotto ci stava bene, però. Le spezie sono sempre state usate come farmaco, mai come cucina. Le spezie bisogna conoscerle, perché tante spezie creano veramente dei grossi danni mangiate quotidianamente. Se c'è la curcuma, l'uomo di scienza mi perdonerà, però è importante, la scienza l'ha scoperto come essere una spezia rilevante, no? Ma il problema è che dall'altra parte passa un messaggio che se poco fa bene, tanto fa meglio. E siccome la curcumina viene assorbita col pepe, se no non si assorbe, la gente va di pepe e curcuma e poi ci mandano un assaio di quei bruciori pazzeschi, no? E certo, ciò che non si considera oggi nel cibo è la natura di un cibo. Il cibo ci trasmette caldo o freddo a seconda, no? Le spezie hanno tanto calore, no? E caspita, se io in ogni pasto, in qualsiasi cosa io mangio, mi metto curcuma e pepe, forse vado anche a lederlo un po' lo stomaco, eh? Nella medicina cinese sono usate solo farmacologicamente, generalmente lo zenzero e la cannella, perché sono le spezie che non vanno bene. Se ci sono delle ulcere, se ci sono dei bruciori di stomaco, se ci sono i reflussi, le spezie non vanno bene. Nella menopausa, quando ci sono queste caldane, sudorazioni notturne, non mangiate le spezie perché le aumentate. E anche in queste malattie, se ci sono delle infiammazioni come le cistiti, le uretriti, non vanno bene le spezie perché aumentiamo. Quindi vedete come il cibo ha un'azione, no? E guardate la sapienza in cucina. La lepre in salmì. La lepre in salmì veniva messa a bagno tre giorni con l'alcol e il vino, barbera. Io mi ricordo mia mamma, uno schifo tremendo, sta lepre, madonna. Veniva messa in questa bacinella con il vino, con il chiodo di garofalo, la cannella, tutte le cipolla, carota, sedano. Ma in questo caso aveva senso fare questo lavoro qua, perché consideriamo un attimino l'animale. La lepre è un animale che si muove molto velocemente, molto attenta, questa carne è molto dura, molto, non so, poi anche molto forte, per cui ha senso metterla a bagno delle spezie con il vino, perché aromatizza un pochino questo sapore di carne molto forte. Poi veniva cotta in abbondante liquido, non proprio per fare la cucina, ma per aprire, per ammorbidire la carne. Quindi ciò che si faceva aveva un senso logico. Oggi non ce l'ha più un senso, mettere le spezie nel vegetale non ha molto senso, a meno che non ci sia necessità di farlo. Anche nel risotto alla milanese, lo zafferano è una spezia, ma c'è la carne.
Se voi guardate, le spezie sono sempre, quasi sempre usate con piatti di carne o di pesce. Anche questo è un alimento di cui oggi se ne fa un abuso. Io sono andata a vedere, ma tutti i formaggi migliori sono di montagna. Ci sarà un motivo per cui un formaggio è stato fatto in montagna e non a Milano? Penso che anche qua il clima sia umido, però, no? Okay. Ippocrate diceva sempre: un medico è un grande medico se è in grado di fare la diagnosi prima di tutto dal clima in cui vive il paziente. In montagna normalmente c'è un clima secco e freddo, e allora è chiaro che è necessario mangiare dei cibi che umidificano. Ma a Milano che senso ha mangiare il formaggio tutti i giorni? Umidifichiamo qualche cosa in un ambiente che è già umido di per sé, quindi la relazione uomo-ambiente è importante, ed è molto importante anche il tipo di latte che si mangia, perché sicuramente mangiare il latte di una mucca che pascola umidifica il senso fisiologico, mangiare il latte di una mucca che pascola in un allevamento intensivo secondo me umidifica il senso patologico, cioè il muco che crea è sicuramente diverso. Imparare a tornare a vivere in ambiente con il nostro col cibo con cui mangiamo, e la relazione che c'è all'esterno sia a livello stagionale ma sia anche a livello di ambiente è fondamentale. E questa la racconto sempre, ma tanto voi siete nuovi quindi non la sapete. Quando studiavo la medicina cinese erano importanti i sapori, perché ogni sapore ha un'azione ben specifica, e io abitavo in una casa di campagna in mezzo alle risaie, quindi pensate all'umidità che c'è in quel luogo, no? E mi aveva colpito l'amaro, che è un sapore che tende a disseccare, no? Ad asciugare. E se noi pensiamo per esempio alla Catalogna, il tabasco, sono depurativi che sono diuretici, no? Eliminano l'acqua, no? Però è una cosa che non è che capivo molto, no? L'ho capita quando abbiamo piantato nel nostro orto le erbette, che generalmente hanno un sapore molto dolce. Madonna, era un amaro tremendo queste erbette, e lì ho fatto il nesso. Certo, la natura in un ambiente umido non può darmi qualche cosa che mi umidifica, mi darà qualche cosa che mi tiene asciutta all'interno. Le erbette dolci probabilmente le troverò in un luogo invece molto secco, no? Perché il dolce è un sapore che promuove la formazione di liquidi. E queste sono cose di cui noi non sappiamo più, perché siamo talmente lontani dalla natura che non teniamo più in considerazione queste cose. Ecco perché è importante mangiare il cibo a chilometro zero, non tanto per l'inquinamento che è fondamentale, ma perché in quell'ambiente nasce il cibo di cui noi abbiamo bisogno. L'alimentazione ci porta l'informazione della sua storia con un'etichetta energetica sottile. Il trattamento che ha subito, il raccolto, il trasporto, la conservazione, la macinazione, è qualcosa di ancora più sottile, che è la sua geografia. Ti cedo la parola. E consapevolezza bisogna raccontare. Sì. No, ma c'è una quella da sua. Sì, quella. Scusa. Allora, questa qui è. Ho ripreso la sua diapositiva, perché mi piaceva molto questa. Cioè, il problema è veramente la consapevolezza. E
Io ho rubato anche questa diapositiva a Elena perché gli ho detto di questo è meglio che parli io. No, non possiamo più sottrarci dal riconoscere che il cibo interferisce con lo stato di salute. E questo bisogna che anche i medici, che anche noi medici, cominciamo a riconoscerlo. Sapete, oggi un ragazzo si laurea in medicina senza sapere niente sul cibo. Si laurea sapendo molto di più di quello che sapevo io quando mi sono laureato, ma non è previsto un insegnamento sul cibo. Parlavo a un congresso di gastroenterologi recentemente e parlando con questi giovani gastroenterologi mi sono reso conto che per diventare gastroenterologo devi fare 6 anni di medicina e poi devi fare 5 anni di specializzazione in gastroenterologia, che devi studiare per 11 anni, e in questi 11 anni non c'è neanche un'ora di lezione sul cibo. E che cosa c'entra il cibo con l'apparato gastroenterico? Usare dei farmaci difficilissimi da usare, dei farmaci con una grande tossicità che devono essere dosati con estrema precauzione, e non sanno dare una raccomandazione alimentare, o se la danno incongrua perché non hanno studiato il ruolo del cibo nelle patologie dell'apparato digerente. Sapete come più, risultati più simpatici del nostro primo progetto di ANA, erano soltanto un centinaio di signore che venivano a mangiare con noi se 2 volte alla settimana e tutte le volte facevano un corso di cucina. Bene, sapete, una donna su 3 è stitica da dover prendere dei lassativi, da dover prendere, fare dei bisteri, e bene, dopo 2 mesi più nessuna era stitica. E c'è un sacco di gente che soffre per tutta la vita di stitichezza. Questi non si possono leggere, quindi volevo parlarvi questa sera del codice europeo contro il cancro. Chi è che ha letto, per curiosità, qualcuno ha letto il codice europeo contro il cancro? 1, 2? Beh, siete almeno in 3. È fantastico, perché i giornali mi hanno dato un'ampia risonanza. È stato pubblicato nell'ottobre dell'anno scorso ed è un lavoro che la Commissione europea ha commissionato all'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E l'Organizzazione della Sanità ha creato dei gruppi di lavoro di persone molto esperte che hanno concluso che si possano dare con forte sicurezza scientifica una serie di raccomandazioni. Naturalmente ci sono le raccomandazioni sul tabacco, ci sono le raccomandazioni anche sul sole, di avere prudenza nell'esposizione al sole, delle raccomandazioni sui cancerogeni nell'ambiente, ma ci sono le raccomandazioni sulla nutrizione, e che sono gli assunti in questa diapositiva, ma siccome non la potete leggere, la leggo io. Impegnatevi a mantenere un peso corporeo sano. Mantenerci snelli. Fate quotidianamente esercizio fisico. Consumate abbondantemente tutti i giorni cereali integrali, legumi, verdure e frutta. Questa è la base dell'alimentazione dell'uomo. E se voi vi soffermate a pensare che cosa ha mangiato l'uomo fino alla rivoluzione industriale nel campo del cibo, tutti i popoli del mondo mangiavano quotidianamente cereali integrali e verdure, che sono la nostra pasta e fagioli, sono il couscous con i ceci in Nord Africa, sono il riso con la soia in Oriente, sono le tortille di mare.
mais con i fagioli neri in Messico. E poi dice limitati i cibi ricchi di zucchero e grassi, sono tutti cibi pubblicizzati in televisione. Quindi guardiamo la televisione, ma solo durante la pubblicità, le altre cose non sono interessanti. Così sappiamo cosa non mangiare. Dice, evitate, qui c'è una differenza tra limitate e evitate, evitate le bevande zuccherate. Le bevande zuccherate perché sono una causa di obesità e le persone più grasse si ammalano di più di cancro. Ma le bevande zuccherate hanno anche un effetto diretto sullo sviluppo del cancro e sulla crescita dei tumori che già ci sono. Ci sono tantissimi studi. Gli studi molto forti sono che sono una causa importante di obesità. Dice, limitate il consumo di carni rosse, le carni rosse sono associate ai tumori dell'intestino, ma evitate le carni conservate. Sono raccomandazioni molto forti per un'economia come la nostra, dove le carni conservate sono una cosa molto importante. Limitate i cibi ricchi di sale e limitate le bevande alcoliche. Ebbene, nei nostri grandi studi, nel nostro studio EPIC, lo studio EPIC è quello in cui seguiamo 500.000 persone in Europa, abbiamo classificato queste persone se seguivano o non seguivano le raccomandazioni. E all'aumentare, in questa diapositiva si vede che all'aumentare del numero delle raccomandazioni che si seguono si riduce il rischio di morire, perché già 60.000 persone di queste 500.000 sono morte, di morire di cancro, ma ancor più di morire di infarto, di morire di cuore, di morire di malattie dei polmoni. E quindi il codice europeo contro il cancro è un codice europeo contro le malattie croniche di oggi, fondamentalmente. Questo è uno studio americano, una coorte di donne americane, classificate queste donne in funzione del numero di raccomandazioni che seguivano, e vedete come diminuisce il rischio di ammalarsi di cancro al seno, e ponendo uguale 1 il rischio di quelle che non seguono nessuna raccomandazione, mangiano la pancia, non si muovono mai, mangiano schifezze, mangiano bevande zuccherate, mangiano carne tutti i giorni, no? Ponendo uguale 1 a queste, vedete come si riduce il rischio di ammalarsi, si dimezza il rischio di ammalarsi di cancro al seno, seguendo le raccomandazioni del codice europeo contro il cancro. Quindi vediamole un po' queste raccomandazioni, evitate le carni conservate, evitate le carni rosse. Ah, questa è un'immagine che mostra lo studio EPIC, sono 10 paesi europei che hanno reclutato 500.000 persone, e di tutte queste persone abbiamo dei campioni di sangue che conserviamo in queste paillette, in queste cannucce, che sono le cannucce che vengono usate per fecondare le vacche. Sapete che adesso non è più il toro che feconda le vacche, le vacche sono rare, le vacche che hanno la fortuna di incontrare il toro. Queste paillette le conserviamo in questi bidoni di azoto liquido alla temperatura di meno 196 gradi, e quando le persone si ammalano noi andiamo a vedere cosa c'era nel sangue di queste persone e le confrontiamo con quelle che non si sono ammalate. Ebbene, uno dei risultati importanti dello studio dimostra come aumenta il rischio di ammalarsi di cancro dell'intestino. Il cancro dell'intestino è in Europa il secondo tumore, ma praticamente la stessa frequenza dei tumori della mammella. E chi mangia carne tutti i giorni, 200 grammi di carne al giorno, ha un rischio più di doppio di ammalarsi di un tumore dell'intestino. Perché la carne rossa, sono le carni rosse, le carni conservate, che sono comunque in gran parte carni rosse, sono ricche di ferro, e il ferro della carne è molto ossidante, e questa azione molto ossidante nell'intestino favorisce la formazione di sostanze cancerogene, di nitrosamine. Nelle carni conservate le nitrosamine ci sono già, perché mettiamo i nitriti per conservarle, per cui quando mangiate la carne rossa, nello stesso piatto mangiate anche tantissime verdure,
perché le verdure sono ricche di sostanze antiossidanti che ci proteggono. E gli studi è molto chiaro che chi mangia tanta carne ma mangia anche tante verdure si ammala di più, ma non così tanto come quelli che mangiano carne senza mangiare verdure. Ecco, questo è come si muovono le cose. Il rapporto al consumo di carne, aumentando il consumo di carne aumenta il rischio, e diminuendo il consumo di fibre nell'alimentazione aumenta il rischio. Noi troviamo anche che il pesce protegge dal cancro dell'intestino, però non ci sono raccomandazioni sul pesce. Troviamo anche che il pesce protegge dal cancro della mammella, ma altri studi non hanno trovato nessuna protezione da pesce, per cui nel codice europeo il gruppo di lavoro ha deciso di non dare raccomandazioni sul pesce. Effettivamente il pesce probabilmente è protettivo. Il problema è che mangiare pesce oggi è una cosa quasi vergognosa. Stiamo distruggendo i mari, stiamo veramente depredando i mari. Tutte le volte che mangio pesce, dico mamma mia, ma io contribuisco a questa impresa disastrosa, no? di depauperamento della natura. Questo è uno studio sugli avventisti. Sapete gli avventisti? Magari non sapete chi sono gli avventisti del settimo giorno, però quando fate la dichiarazione di redditi trovate a chi va l'8 per 1000, no? La chiesa cattolica, gli avventisti del settimo giorno. Io ogni tanto li vedo gli avventisti perché sono bravi, ne fanno delle cose serie con questi soldi. E loro, nella loro religione, c'è una forte raccomandazione di non mangiare prodotti animali. E questo è il rischio di sviluppare un cancro dell'intestino negli avventisti. Quelli che mangiano gli onnivori, volendo quale uno, il rischio degli onnivori si riduce un po' nei semplici italiani, quelli che mangiano raramente carne, si riduce ancora un po' nei vegani e nei latto ovo vegetariani, ma chi si ammala di meno sono i pesco vegetariani, quelli che mangiano cibo vegetale ma anche un po' di pesce. Tante altre cose che influenzano il rischio di ammalarsi di cancro dell'intestino, il calcio per esempio. Avete visto che non ci sono delle raccomandazioni sui latticini? Nel codice europeo non dà raccomandazioni sui latticini, perché i latticini sono associati al cancro della prostata. Le persone che mangiano più latte si ammalano di più di cancro della prostata, però si ammalano meno di cancro dell'intestino, perché è il calcio che protegge dal cancro dell'intestino. Il calcio è anche la vitamina D. Qui vedete in questo quadro, no? Come alto il rischio di chi mangia poco calcio e ha poca vitamina D nel sangue rispetto invece a chi ha tanto calcio, che mangia tanto calcio. Comunque il calcio lo possiamo prendere anche da degli altri alimenti, non siamo obbligati a mangiare i latticini. Se vedi, c'è una presunzione diffusissima anche in ambiente medico di raccomandare soprattutto le signore che vanno in menopausa, mi raccomando signore, mezzetto di parmigiano ogni giorno, beva latte, no? Perché fa bene alle ossa, e questo fa parte proprio della mancanza di cultura alimentare di noi medici. C'è tanto calcio e pensiamo che faccia bene alle ossa, ma abbiamo visto gli studi, esiste uno studio che abbia dimostrato che chi mangia il latte e il formaggio ha meno fratture? No, non esiste. Nessuno studio ha mai dimostrato la benché minima utilità di mangiare latte e formaggio per ridurre le fratture. Anzi, alcuni studi hanno visto un aumento di rischio di fratture con il latte, non con il formaggio, con il latte, perché non si vede qual è il meccanismo. Nel nostro grande studio Imbeck siamo andati a vedere chi ha avuto una frattura dell'anca, che è la frattura più pericolosa. E allora, il rischio di avere una frattura dell'anca aumenta linearmente con il consumo di carne. Più carne mangi, più verdure. Diminuisce linearmente con il consumo di verdure. Più verdure mangiamo, meno abbiamo fratture. E non cambia niente con il consumo di latte, non cambia niente con il consumo di formaggio. Perché la carne ci fa perdere calcio dalle ossa per una sua azione acidificante. Le verdure ci fanno conservare il calcio nelle ossa per una loro azione alcalinizzante. Il formaggio e il latte ci danno il calcio, ma ce lo fanno anche perdere per la loro azione acidificante.
e quindi complessivamente non ha nessun interesse a mangiare. L'importante è mangiare del calcio, ma possiamo prendere dei cibi vegetali, ci sono molti cibi vegetali ricchi di calcio. Mi riceve della protezione dal cancro dell'intestino. Questi sono studi interessanti sulle recidive del cancro dell'intestino. Questi ricercatori hanno classificato le persone che hanno avuto il cancro dell'intestino secondo il loro stile alimentare. Gli hanno dato un punteggio, per esempio, per uno stile alimentare occidentale e hanno visto che lo sviluppo di metastasi aumenta con il punteggio di stile occidentale. Che cos'è questo stile occidentale in questo studio? Voi non potete leggere, ma vi leggo io. I fattori più importanti sono i formaggi grassi, poi i formaggi magri, poi i cereali raffinati, poi le carni rosse, poi i dolciumi, poi i condimenti grassi, poi la margarina, poi le carni conservate, poi le patate, poi la maionese. Quindi chi ha tutti questi, chi ha una dieta di questo tipo, se ha avuto un cancro dell'intestino, ha un rischio maggiore di avere recidive. Vi avevo preparato un po' di cose che, per illustrare le altre raccomandazioni, ce n'è una che vorrei illustrarvi volentieri, ed è il cancro dell'intestino, perché è importante, il rischio diminuisce in funzione del consumo di carne, diminuisce in funzione del consumo di fibre, e sono soprattutto le fibre dei cereali che ci proteggono dal cancro dell'intestino. E questa è la mortalità, come cambia la mortalità nella nostra popolazione in funzione del consumo di fibre alimentari. E quel signore lì che ha messo in cartouche è il dottor Burkitt. Chi è che sa chi era il dottor Burkitt? Sì, c'è qualcuno lì in fondo, sì. Si parlava molto negli anni 70, perché lui era un medico missionario che lavorava in Africa, e in medico inglese, e si era accorta che in Africa non c'erano quelle malattie che erano comuni. Nessuno aveva emorroidi, nessuno aveva i polipi intestinali, i diverticoli, nessuno era stitico, non c'erano tumori dell'intestino, e aveva ipotizzato che fosse la ricchezza di fibre nell'alimentazione che proteggesse. E poi la gente ha detto, il dottor Burkitt ha dimostrato che le fibre potevano. No, non l'ha dimostrato lui, l'abbiamo poi dimostrato noi dopo. Ma io ho conosciuto il dottor Burkitt, era una bellissima persona. E in questa conferenza aveva una diapositiva sola per aiutare. Bisogna tagliare un po' le diapositive, sono noioso. Questa diapositiva era divisa in quattro. In alto a sinistra c'era la foto di un ospedale europeo, un eco mostro. In basso a sinistra c'era la foto di un ospedale africano, dell'ospedale dove lui lavorava, che era una capanna con un tetto di paglia. In alto a destra c'era la foto della cacca di un europeo, uno stronzetto così. E in basso a destra c'era la foto della cacca di un africano, una bella, nobile cacca. E lui diceva, vedete, cacca piccola, avete bisogno di un ospedale grande. Questo era quello che dimostrava. Abbiamo mandato il Davide negli Stati Uniti per una mostra e ce l'hanno restituito così. E come si fa a mantenere un peso corporeo sano? Bisogna ridurre il consumo di proteine nella dieta. Noi mangiamo troppe proteine, mangiamo circa il 16% delle calorie che mangiamo vengono dalle proteine, è il doppio di quello di cui abbiamo bisogno. Chi sta verso il 20% ingrassa, chi sta sotto il 15% non ingrassa. E non date retta a quelle diete che
ti fanno dimagrire, ti fanno perdere 10 kg in un mese con le diete iperproteiche, dove il 50% delle proteine, delle calorie vengono dalle proteine, ti fanno perdere peso perché ti intossicano il centro dell'appetito, mangi meno. Mangiamo troppe proteine, abbiamo troppe proteine da mangiare ai nostri bambini. Nella ristorazione scolastica è terribile quante proteine gli diamo, tutti i giorni proteine animali, la carne, il pesce, il formaggio, l'uovo, più proteine nello stesso pasto. Stiamo veramente esagerando con le proteine. E sia gli studi, questo è uno studio epico, dove siamo andati a vedere chi era magro ed è ingrassato, chi era sovrappeso ed è diventato obeso, e sistematicamente più proteine mangi, più ingrassi. E vi faccio vedere anche la statistica americana delle grandi coorti delle università di Harvard, centinaia di migliaia di persone che loro seguono periodicamente, ogni qualche anno mi mandano questionari alimentari, e hanno fatto una classifica dei cibi che fanno ingrassare. Al primo posto ci sono le patatine, al secondo posto ci sono le patate, poi ci sono le carni conservate, le carni rosse, le bevande zuccherate, ci sono le farine raffinate, c'è il burro, ci sono i dolciumi, mentre quello che aiuta a non ingrassare sono i cereali integrali, le verdure, la frutta, i semi oleaginosi, noci, nocciole, mandorle, aiutano a non ingrassare, e bisogna non esagerare nemmeno con quello. Sappiamo bene come fare a mantenere il nostro corpo snello e come fare a tornare snelli se non lo siamo io. Finisco con la pubblicità Progresso, con il libro che è appena stato pubblicato da Franco Angeli, si chiama Il cibo dell'uomo, dove racconto un po' queste cose con un certo dettaglio, e anche informandomi di questo sito, il sito di questa associazione che abbiamo appena fondato, si chiama La Grande Via. La Grande Via è un sito dove vogliamo dare delle informazioni di cui la gente possa fidarsi, delle informazioni con l'informazione di qual è la base scientifica delle cose che noi diciamo, delle cose che raccomandiamo. La Grande Via è fatta da tre vie: la via del cibo, la via del movimento, la via del cambiamento, la via del cambiare le abitudini, la via del movimento fisico, e la via della spiritualità, della meditazione. Oggi sappiamo che sia il cibo, sia l'attività fisica, sia la meditazione è in grado di modificare l'attività dei nostri geni, di accendere e spegnere i nostri geni, e possiamo fare funzionare bene il nostro patrimonio genetico anche con queste conoscenze, con queste raccomandazioni. Vi invito a dare un'occhiata a questo sito che è appena stato fatto, ci sono poche cose, ma che crescerà negli anni. Vi ringrazio dell'attenzione. Lasciamo quindi la parola al professor Zamboni per fare le epicrisi, come dicevano i vecchi clinici. Sì, una cosa rapidissima, poi forse lasciamo spazio a qualche domanda. Allora, ovviamente condivido tutto quello che hanno detto i due relatori che mi hanno preceduto. Forse prima che arrivasse il professor Berlino avevo già accennato al fatto che nel mondo universitario italiano, per quanto riguarda la scuola di medicina o le vecchie facoltà di medicina, la formazione in campo nutrizionale è ridotta a zero, a vicino, se non qualche piccola eccezione in cui io colloco l'Università di Verona per la scuola da cui faccio parte e per l'interesse di anni sull'obesità, però nel panorama italiano è veramente molto poco.
Quindi non meraviglia il fatto che se è poca la cultura nutrizionale nel mondo accademico, è poca la cultura nutrizionale al di fuori del mondo accademico. Mi riallaccio a quello che ha appena detto il professor Berlino, noi siamo sottoposti a informazione nutrizionale della più variegata e della più strampalata. Parlava prima delle diete iperproteiche che ancora vanno per la maggiore e sono ancora primo interesse per chi vuole dimagrire e che non si reggono su niente di tipo scientifico. Questa era solo una premessa. La seconda cosa è che ovviamente il decalogo che ci ha mostrato per quanto riguarda i consigli di prevenzione rispetto al tumore sono condivisibili al 100%. Ogni volta che si legge un decalogo si dice ma è così semplice, perché non la gente non lo fa? E questa è una cosa che dobbiamo chiederci e non la fanno perché c'è poca informazione. Ritorniamo sul punto di prima, c'è poco interesse. Non c'è interesse in Italia sulla prevenzione, non c'è interesse nel mondo occidentale sulla prevenzione, non c'è interesse culturale, quindi non c'è interesse sulla prevenzione. La prevenzione costa tantissimo adesso e d'altra tanto e da poca pubblicità, non si va sui giornali con la prevenzione, si va sui giornali con tant'altro. Se quel decalogo è un decalogo condivisibile e facilissimo da fare, forse per la mia storia culturale non mi dispiace il fatto che il primo punto sia quello del peso corporeo. Peso corporeo che sembra una delle cose più ovvie del mondo, che noi dobbiamo mantenere il peso corporeo stabile. In realtà nel mondo occidentale non lo fa nessuno. E se mantiene il peso corporeo nel mondo occidentale stabile qualcuno, in realtà cambia la distribuzione del proprio grasso corporeo. Il professor Berlino l'ha citato tante volte, vorrei stressare questo concetto della pancetta innocua. Noi sappiamo dal 1973 che la pancetta non è innocua, sono stati gli svedesi, prima un francese che si chiamava Wack, ma se torniamo indietro un internista in Italia negli anni 40 e 50 che ci avevano aperto gli occhi sul fatto che la pancetta è tutt'altro che innocua, è alla base di quella sindrome metabolica di cui ci ha parlato tantissimo. E la sindrome metabolica non è l'evidenza del paziente molto sovrappeso o molto obeso, è poco, e anche quel poco fa malissimo, così come quel poco di glicemia in più fa malissimo, quel poco di colesterolo in più fa malissimo, quel poco di pressione in più fa malissimo. Però nel nostro mondo tutto quel poco in più noi lo scotomizziamo, non lo vediamo. I 7 punti di glicemia sono normali, è lo stesso medico di famiglia che dice ma cosa vuoi che sia. La pressione un po' più alta per aprire un po' l'orizzonte non è niente. Ci sono tantissime situazioni subcliniche che in Italia non ricevono interesse da parte della classe medica. Stanno purtroppo ricevendo interesse della classe farmaceutica, e questo non mi piace, è la verità. Però non stanno ricevendo interesse della classe medica, che potrebbe attuare quelle misure di tipo dietetico sullo stile di vita che potrebbero portare a grandissimi miglioramenti. A me piace abbinare sempre, ma penso che sia una questione di tempo, lo stile alimentare all'esercizio fisico, perché le due cose sono due facce della stessa medaglia. Una cosa non può andare senza l'altra. Io mi sono abituato a trattare pazienti obesi, dico sempre prima l'esercizio fisico, poi si cambiano le abitudini alimentari. Chi pensa di poter fare la seconda cosa senza fare la prima avrà vita breve, perché dopo un po' si stanca, si stufa. Se invece si abitua che deve cambiare il comportamento, abitare le proprie abitudini, lo può fare. Ultima cosa che vorrei dire, voglio essere brevissimo, mi è piaciuto il discorso della consapevolezza. Il discorso della consapevolezza è cerchiamo di sapere cosa ci mettiamo nel piatto. Cosa ci mettiamo nel piatto possiamo cercare di saperlo se siamo degli... se quando facciamo gli acquisti siamo delle persone informate, se ci abituiamo a leggere le etichette nutrizionali degli alimenti che il Ministero italiano impone, e impone siano anche abbastanza giuste, quindi noi dobbiamo abituarci a vedere cosa stiamo mettendo nel piatto, qual è la composizione dell'alimento che mettiamo nel piatto, dobbiamo chiederci se anche la qualità dell'alimento che mettiamo nel piatto è buono, quindi dovremo sapere la storia, giustamente da dove viene quello che mettiamo nel piatto. Io sono convinto che c'è carne e carne, ci sono uova e uova,
ci sono anche vegetali e vegetali, purtroppo, ok? Per cui da dove viene la verdura che noi mettiamo in tavola non è indifferente, e quindi noi potremmo essere dei consumatori molto molto più attenti, se, come diceva il professor Berlino, diventassimo più esigenti e cominciassimo a dire: quando non so esattamente da dove viene il mio alimento, io non la compro. Questo è un modo per difenderci e per difendere gli altri. Poi veramente voglio dire un'altra cosa, non mi verrebbero da dire tante cose. Come mangiamo noi e come mangiano i nostri figli, almeno per un lungo periodo della loro vita. Come mangiamo noi, quello che trasmettiamo alle persone che ci sono vicine. Quindi se noi abbiamo attenzione sulla nostra alimentazione, chi c'è vicino ha attenzione sulla nostra alimentazione. Magari non trasmettiamo in quel momento delle nozioni culturali, ma trasmettiamo delle abitudini, e le abitudini sono tutto. Se la nostra abitudine è un'abitudine di mangiare il meglio possibile, abbiamo anche un'abitudine che è quella di muoverci il più possibile. Se riusciamo a fare queste cose, riusciamo a fare tanto. Fatemi dire l'ultima cosa sull'esercizio, una cosa che racconto sempre agli studenti e ai miei pazienti. Anni fa uno psichiatra che si chiamava Stuckard, anni 70 a New York, si occupava di obesità. Il più grande psichiatra che si occupava di obesità. Il modo in cui noi mangiamo riflette tantissimo anche la nostra mente. Noi in teoria governiamo quello che mangiamo con la nostra testa, poi dopo la quotidianità ci induce a mangiare in maniera più casuale. Aveva deciso che il momento relativo alla promozione dell'esercizio fisico era fondamentale nel trattamento dell'obesità, e ha convinto la municipalità di New York a scrivere in tutte le scale mobili di New York, a mettere un cartello nelle scale mobili di New York. Un cartello era un'immagine di un cuore che veniva spezzato, e c'era scritto sotto: se prendi la scala mobile, questo è quello che succede al tuo cuore. Tutte le persone, quando si avvicinavano alla scala mobile, usavano le scale normali, facevano quel minimo di attività fisica. Poi ha rimosso il cartello e tutte le persone hanno ripreso a usare le scale mobili. Allora vuol dire che c'è spazio per piccole cose che possono ottenere grandi risultati, e quindi non dobbiamo rinunciare a questo. Ciò anche se sappiamo che viviamo in un mondo obesiogeno, che l'accessibilità al cibo è enorme, che la sedentarietà è la nostra costante regola di vita, ma tutto questo può essere cambiato anche un po' con i nostri atteggiamenti, e i nostri atteggiamenti possono essere trasferiti agli altri.